A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi anche oggi in questo appuntamento davvero speciale. Oggi infatti vi proponiamo un contenuto che abbiamo sviluppato in collaborazione con Telefono Azzurro, che penso sia un'associazione che non ha bisogno di presentazioni, anche se poi ne parleremo diffusamente. Telefono Azzurro, come sapete, da sempre si occupa insomma della sicurezza, del benessere dei bambini, degli adolescenti, e non può prescindere quindi oggi dal parlare di quello che è un luogo che i più giovani abitano abitualmente, forse anche molto di più di noi, che è la rete e il digitale. E quindi abbiamo pensato proprio di regalarvi questa questo contenuto in chiusura d'anno per riflettere effettivamente su come utilizziamo la rete, soprattutto adesso che la rete si è utilizzata tanto anche per ragioni legate all'emergenza. Prima però di passare la parola ai relatori di oggi, vi ricordo che il webinar sta avvenendo in modalità webcast. Questo significa che non potete interagire con noi a voce, per garantire insomma anche un'esposizione un pochino più fluida a beneficio di tutti, perché siete tanti. Però potete mandarci le vostre domande, le vostre osservazioni attraverso proprio lo spazio dedicato alle domande che trovate nel pannello di controllo della piattaforma che stiamo utilizzando per il webinar. Vi ricordo anche che le slide e la presentazione vi saranno inviate in una mail come allegati tra circa 24 ore e riceverete anche l'attestato di partecipazione in un'altra mail separata dopo circa 2 giorni. Vi ricordo che il webinar fa parte di un lungo filone che abbiamo dedicato in generale alle possibilità e ai problemi che ci impone insomma un po' l'utilizzo di questa rete della tecnologia per la didattica, soprattutto a distanza, e che trovate tutti nel blog Innovation for Education. Proprio appunto per mantenere le promesse, mantenere questo filone, troverete anche tutti i webinar che svolgeremo in collaborazione col Telefono Azzurro in questa pagina, fruibili sempre gratuitamente e raggruppati appunto per argomento. Infatti, oltre all'appuntamento di oggi che vedrà che, insomma, la partecipazione di due grandi del mondo della scuola e dei bambini, che sono Daniele Barca, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena, e poi il professor Ernesto Caffo, che è il fondatore di Telefono Azzurro, oltre che il presidente, e oltre a questo il professore ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena, Reggio Emilia. Quindi veramente un bellissimo avvio. Dopo oggi ci vedremo ogni mercoledì per 3 mercoledì di fila, sempre alle 4. Il primo appuntamento è il 10 giugno e parleremo di sicurezza in rete, poi il 17 giugno parleremo invece di bullismo e di odio in rete, e alla fine ci saluteremo il 24 giugno parlando di benessere digitale. A questo punto non mi resta che lasciare la parola a Daniele e sentire cosa ci racconta oggi. Buongiorno, bentrovati, grazie per l'invito, ringrazio anche il professor Cappo con cui stiamo attivando una serie di collaborazione, grazie a voi con cui abbiamo fatto tante cose belle, tra cui Now, insomma, ecco, quindi devo dire che è una collaborazione che continua. Io credo che il mio contributo oggi sia soprattutto nella direzione di quel che è successo in questo periodo sulla famigerata DAD, no? Sì, ne succedono di tutti i colori, questo sembra. Io in un mio intervento online ho anche ricordato che sì, ora giustamente ci manca l'aula, ci mancano gli studenti, io vedete sono a scuola qui con Mattarella, a Mattarella con Mattarella, ci mancano gli studenti, però dobbiamo anche ricordare che non è che la didattica in presenza sia di suo, come dire, la panacea di tutti i mali. Ricordiamo che non avremmo in certe fasce d'età, in certe zone, non avremmo tanta dispersione, non avremmo tanti promossi con 5 che diventano 6, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che anche lì c'è qualcosa che non va. Molto semplicemente il mio intervento è su quello che abbiamo vissuto e su quello che potrebbe essere, perché credo sempre che dobbiamo guardare in avanti. Quello che abbiamo vissuto è molto semplice, è stata una duplicazione a distanza. Io vorrei anche che questa parola fosse dannata per sempre, distanza, perché di fatto
non ha niente a che fare con le tecnologie, non ha niente a che fare con l'innovazione. Abbiamo duplicato essenzialmente quello che facevamo in classe in un discorso che utilizzava due strumenti molto, molto distanti dalla classe, cioè internet come strada e le piattaforme come mezzo in cui muoverci su questa strada. Quindi sostanzialmente abbiamo duplicato quello che è la lezione in presenza, no? La spiegazione, interrogazione, compiti in classe, perché il senso dell'operazione era tenere insieme gli studenti. Poi qualcuno l'ha fatto in maniera un po' più rigida, proprio riduplicando in maniera esatta quello che succedeva in classe, qualcuno l'ha fatto in maniera un po' più elastica, facendo quelle che Giancarlo Cerini chiama legami educativi a distanza, tenendo insieme le classi, gli studenti. Ora ci aspetta un momento in cui dobbiamo fare una riflessione critica, no? Cioè, non sto qui a citare le fonti, però sappiamo che l'insegnante è quello che si dice un professionista riflessivo. La riflessione su quel che è accaduto deve significare, a mio parere, smontare la didattica a distanza, cioè cercare di capire cosa è stato. Per esempio, la videolezione ha avuto un senso? Fare dei compiti che fossero compilativi, testuali, ha avuto un senso? Fare delle interrogazioni attraverso la webcam ha avuto un senso? Ecco, io partirei da qui, cioè dagli strumenti che avevamo e fare una sana critica di quel che è stato. Questo perché ci può servire a fare quella che gli appassionati di storia dei media chiamerebbero una rimediazione, cioè a cercare di capire quegli strumenti di comunicazione come hanno funzionato e come possono averci dato qualcosa in più. Allora, partendo da questo, una volta che uno ha smontato il giocattolo, ha tanti elementi in mano, no? Quali sono gli elementi che uno si ritrova in mano? Gli elementi sono la possibilità di utilizzare una webcam, la possibilità di utilizzare una piattaforma, la possibilità di utilizzare dei contenuti digitali, ma non solo, anche la possibilità di portare la realtà in condivisione, no? Una macchina digitale o un semplice smartphone possono aiutarci a portare ciò che è una realtà anche formativa, educativa, realizzare una serra, realizzare una visita, realizzare un esercizio di motore al parco, insomma, tutto questo non ha niente a che fare con le tecnologie, ma le tecnologie possono rendercelo visibile all'interno di una piattaforma. Quindi, in sostanza, smontare la DAD significa andare a capire quali sono gli strumenti che abbiamo in mano e dopo però rimontarla. Allora, faccio solo, in senso di questo mio intervento, faccio solo tre piccole proposte. La prima chiamerò in vista di settembre, separati in casa. Cioè, potremmo avere da una parte la presenza, perché noi chiaramente ci auguriamo tutti di tornare in presenza, e poi potremmo avere questa internet, una piattaforma, dei contenuti. Già molte classi in tante scuole lavoravano utilizzando delle piattaforme, eccetera. Ecco, perché separati in casa? Perché potrebbe esserci un'idea per cui io in presenza faccio gran parte del lavoro e la parte in remoto può servire per fare, diciamo all'antica, i compiti, sostanzialmente. Quindi in classe vengono date delle indicazioni e poi vengono svolti a distanza, non più e non solo attraverso il quaderno, il libro, che chiaramente rimarranno logicamente, ma anche attraverso una piattaforma. In molte scuole già oggi alcuni compiti venivano svolti o sui libri digitali o a distanza o sulle piattaforme. Quindi questa potrebbe essere la prima formula, la più facile, che restituirebbe ad entrambi gli strumenti una sua dignità. Quindi alla presenza fare ciò che va bene in presenza, spiegare, interrogare, fare compiti in classe, alla distanza dare, diciamo, i compiti a casa, ecco, per usare un'espressione antica, compiti a casa digitali. Ovviamente questo potrebbe essere, come dire, risultato minimo, però forse potremmo spingerci un passettino in avanti. Per questo l'ho chiamati separati in casa, perché parliamo della stessa idea, cioè della stessa scuola, che però fa due attività diverse. Va già bene perché finalizziamo due attività, può essere, diciamo, il minimo sindacale, per usare un'espressione. Il passaggio successivo potrebbe essere l'ognun per sé, l'ho chiamato io, cioè
tenere la didattica in classe come didattica in classe, quindi continua con i suoi riti, con le sue procedure, eccetera, eccetera. E a distanza facciamo dei project work. Tipicamente internet e le piattaforme sono due strumenti che vanno benissimo per fare i project work. Decidiamo di lavorare sulla città, sul ruolo della città, allora individualmente o a piccoli gruppi, dividendosi i compiti in maniera collaborativa, eccetera, eccetera, dopo aver fatto magari un'analisi in presenza, un lancio delle attività in presenza o viceversa, facendo una restituzione finale, a distanza si fa un lavoro di raccolta materiali, di creazione di presentazione, costruzione di roadmap, storytelling, eccetera, eccetera. Perché l'ho chiamati ognun per sé? Perché di fatto qui c'è un gancio, no? Tra la presenza e la distanza, ma di fatto c'è una separazione molto, molto forte fra le due, perché in classe facciamo un'attività più di tipo tradizionale, se vogliamo, e a distanza facciamo un project work. Naturalmente per rendere efficace una cosa del genere servirebbe chi segue i ragazzi nella distanza, e su questo naturalmente il telefono azzurro come dire, svilupperà naturalmente idee sulla possibilità di fare questi lavori con la massima sicurezza, e contestualmente anche riuscire a come dire, a organizzare queste attività, che siano seguire il singolo, seguire il piccolo gruppo, eccetera, eccetera. Pensate un po', qui dentro si può mettere tutto quel pieno di realtà che dicevamo. Possiamo andare al museo, possiamo andare al parco, possiamo andare alla fattoria didattica, possiamo andare in visita a uno stabilimento, insomma il digitale diventa un collettore di attività legate a un project work, cioè a un'idea che il ragazzo sviluppa, magari legata anche al talento, no? alla propria capacità. Un terzo livello, che in realtà è un quarto livello, perché se partiamo dallo smontare la DAD, che è il grado zero, poi abbiamo detto separati in casa, i due livelli separati, ognun per sé, la presenza da una parte, il project work dall'altra. Un terzo livello interessante, io l'ho chiamato la staffetta, cioè le attività in presenza rimandano continuamente alle attività a distanza, dove a distanza però non si ripete quello che si fa in presenza, ma è sempre l'idea di un project work, di un lavoro personale o di piccolo gruppo. Mi raccomando, di piccolo gruppo, perché 25 nella webcam ci stanno male. È divertente finché ci si vede ogni tanto, si fa qualche riunione così di incoraggiamento, eccetera, ma poi si quaglia poco, è poco efficace. Staffetta perché in realtà il project work non è separato totalmente dalla didattica in presenza. Questo richiede un salto culturale molto forte, che è quello dell'interdisciplinarietà. Cioè, se io già in presenza riesco a impostare una progettazione, una programmazione, parliamo soprattutto di ragazzi dalla quarta, quinta elementare in su, perché prima io privilegierei in maniera forte la presenza, con giusto qualche piccolo spunto di attività a distanza, ma così un filmato, una favola, un racconto, qualcosa come di residuale. Ecco, diciamo dalla quarta elementare in su, e man mano che cresce l'autonomia sempre di più, di sviluppare proprio dei project work interdisciplinari che colgano il talento del ragazzo e che in qualche modo abbiano a che fare con la lezione del mattino. Se la mattina abbiamo fatto storia e magari abbiamo fatta con un taglio anche un po' geografico, beh, un project work che tocchi la geostoria potrebbe essere proprio adeguato. Naturalmente, e qui chiudo, questa integrazione deve essere innanzitutto nelle menti nostre, no? Cioè, dobbiamo pensare il digitale come qualcosa di quotidiano, non va pensato separato. Ma poi, una volta che l'abbiamo fissato nella nostra mentalità, il passaggio successivo, secondo me, è un altro. E dargli una dignità istituzionale. Cosa voglio dire con questa espressione? Se io faccio un project work, non posso considerarlo come un passatempo, ma lo devo considerare come una vera e propria attività da valutare. Non è il compito che il ragazzo può copiare, si tratta di un vero e proprio progetto di ricerca dove si può vedere la capacità del ragazzo di rispondere. Un compito, insomma, un po' più complesso. Allora, prevedere, per esempio, di fare 4 project work all'anno, 2 per quadrimestre, con una valutazione in pagella, allora darebbe fissità e dignità, perché hai voglia parlare noi di sperimentazione, introduzione, ma finché le attività non hanno un ancoraggio nella scuola reale, restano sempre qualcosa di, che io con una battuta dico, o famo strano, no?
qualcosa di marginale e per pochi. Quindi la mia riflessione si chiude qui un po' proprio con l'idea che non dobbiamo perdere questa esperienza, dobbiamo riappropriarcene con tanto senso. Mi fa piacere essere qui con il telefono azzurro, perché credo che se c'è un modo di educare all'uso dei media, noi sappiamo che abbiamo tanti protocolli, parlo per esempio il più famoso è il cosiddetto DigComp 2, cioè quello che elabora il curriculum elaborato a livello europeo, per cui varie esperienze italiane lo stanno adattando, anche con Indire lo stanno adattando all'interno delle realtà scolastiche, un vero e proprio curriculum, diciamo, digitale, che porti alla consapevolezza, no? Che la grande competenza nell'uso di questi strumenti. Allora, questo salto sicuramente si può fare se in qualche modo io utilizzo gli strumenti, cioè fare educazione ai media senza usare i media si è rivelato e si rivela ancora oggi, insomma, fallimentare. Mettere le mani nei media, farli diventare quasi quotidiani, banali, ecco, diventa anche un modo per dare dignità a questi strumenti. Non so, Lisa, se ho colto nel segno. Direi di sì, grazie Daniele. Posso farti solo una domanda, poi magari lo spazio per le domande la teniamo più avanti. È solo una domanda sulla vostra esperienza, visto che voi avete attivato davvero tante cose in questo periodo proprio dedicato alla didattica a distanza, e è un tema sicuramente sentito. Allora, da alcuni dati, poi magari il professore mi correggerà, so che pre-Covid, quindi prima dell'emergenza, circa il 53% di bambini delle elementari aveva accesso alla rete e l'84% invece dei ragazzi delle medie. Mi riferisco a questi due segmenti perché la tua scuola è un comprensivo, quindi è quello che insomma manipoli ogni giorno e testi con mano ogni giorno. Oggi credo che i numeri probabilmente siano anche maggiori, ovviamente a causa insomma di quello che ci ha portato a fare l'emergenza e anche grazie a quello che ci ha portato a fare l'emergenza. Allora, volevo capire innanzitutto se avete avviato dei percorsi specifici con i genitori rispetto all'uso della rete e dei dispositivi per gli studenti, o se avete intenzione di avviarli, insomma. Dunque, noi c'è un tema interessante rispetto a quel numero che hai detto tu, che è il dato Istat, il famoso dato Istat del 20% delle famiglie che non ha un dispositivo e del 25% che non ha una banda, per via di certe politiche anche legate più al cellulare che al portare la fibra, però ho letto anche che c'è un aumento di richieste della fibra, comunque c'è anche un tema, come dire, economico dietro questa vicenda, ecco. Dunque, paradossalmente noi in questo periodo non abbiamo fatto nulla di tutto questo perché eravamo concentrati su altro. In realtà noi, avendo tutti gli studenti delle medie, intendo, un dispositivo personale, ogni inizio anno facciamo dei momenti di formazione sia pratica che più teorica, chiamando proprio degli esperti che raccontino ai genitori quali sono le app nascoste dietro la calcolatrice dello smartphone del figlio, eccetera eccetera. Ovvio che sono lavori lunghi che chiaramente con tante persone non sempre riusciamo a condurre in maniera efficace. Però questa attenzione sicuramente prima c'era. Quello che ci ha insegnato questa esperienza è che dovremmo averla ancora, ma soprattutto per spiegare che cos'è la scuola, cioè ci si è resi conto che il tema non è tanto e non solo l'utilizzo delle tecnologie, ma quanto piuttosto capire effettivamente qual è la proposta educativa della scuola dove è iscritto tuo figlio, che talvolta è molto consapevole come cosa, altre volte no. Quindi la mia risposta è che sicuramente l'idea era anche a settembre di riprendere il tema anche con i genitori. Tra l'altro noi abbiamo un piccolo, insieme al team digitale dei docenti, abbiamo un piccolo team di genitori a cui chiediamo consulenza su tante scelte. Tieni presente che la realtà, prima che cominciassimo come comprensivo, era che dove c'era l'interesse erano le famiglie che portavano i computer, installavano i laboratori, quindi avevamo fatto un lavoro meritorio, insomma. Quindi sicuramente coinvolgere i genitori in questo è fondamentale, però un passo prima viene l'idea di scuola, secondo me, cioè che tipo di scelta hai fatto per il tuo figliuolo. Grazie, quindi hai detto comunque sì,
che tipo di scelta hai fatto, ma comunque voi date dei dispositivi, per cui diciamo l'attenzione e la sicurezza ce l'avete già perché sono dispositivi che controllate voi, giusto? Sì, e devo dire che siamo al quarto anno di attività su questo, diciamo non abbiamo mai avuto grandissime problematiche, se no, cioè molte delle problematiche passano attraverso il cellulare, questo che non è lo strumento che utilizziamo a scuola, per cui certo. L'offesa, sei cicciona, sei brutta, non conti niente, devi morire, che sono le robe tipiche che si scrivono senza freni, insomma, viaggiano moltissimo in orario extrascolastico e sul cellulare. Naturalmente noi tendiamo a tenere distinte le due cose, anche se noi poi educhiamo il cittadino globalmente, insomma. Non è facile perché naturalmente dietro ci sono anche modelli, noi ragazzi imparano più attraverso l'esempio che attraverso il predicozzo, ecco. Però insomma ci si prova. Grazie mille. Allora ti chiedo se poi puoi stare con noi anche per un'altra chiacchierata alla fine e passerei la parola al professor Caffo a questo punto. Grazie Daniele. Grazie. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, sì, perfetto. Se mi danno lo schermo un attimo solo. Ok, prego. Io vorrei ringraziare Campostop per questa opportunità, per questa condivisione di un percorso insieme per affrontare il tema della sicurezza in rete, ma soprattutto per come il digitale può diventare uno strumento formidabile per tutti. Da una parte noi ci siamo trovati in questi 30 anni di attività e più di ascolto ai bambini di fronte a questa grande sfida, quella di un mondo digitale che i bambini frequentano. Noi siamo nati nell'87, l'8 giugno, per ascoltare i bambini e ci si è resi conto però che lentamente i bambini si spostavano dalla dimensione del telefono, dalla voce, verso la dimensione di chat e di contatti col mondo degli adulti e con noi attraverso altri canali. E ci si è resi conto anche come nel frattempo cambiava anche la coscienza dei bambini nel chiedere aiuto, nel parlare con noi, nel trovare delle risposte. Noi abbiamo, devo dire, cercato in tutti i modi di modificare il nostro approccio. Se possiamo vedere la prossima, quello che per noi è importante è quello di costruire insieme con i ragazzi un percorso che è quello dalla parte dell'ascolto con un 9696, che è un ascolto di difficoltà, di disagi, che soprattutto in questi 3 mesi è stato particolarmente significativo. L'altra parte è stata invece la tematica dell'emergenza, che si è molte volte sviluppata, soprattutto in quelle dimensioni familiari, che non erano in grado di gestire già prima la relazione con il bambino o all'interno della famiglia tra coniugi, con una violenza che spesso è emersa, una violenza che spesso faceva fatica ad emergere con segnalazioni a servizi che erano in questa fase in remoto assenti, e devo dire anche nell'assenza della scuola, degli insegnanti, delle figure che potevano in qualche modo cogliere segnali di disagio e di difficoltà. Noi abbiamo avuto in questo caso una serie di problemi che abbiamo affrontato con grande difficoltà insieme alle autorità che si sono fatti carico del problema. Però quello che abbiamo notato è in qualche modo che c'è stata da parte dei bambini una profonda sofferenza. I bambini sono stati in qualche modo lasciati molte volte da soli in un percorso difficile. La scuola è stato l'unico punto di riferimento che hanno avuto insieme alla famiglia. Una famiglia affaticata anche da altre problematiche sotto lavorative, e questo ha portato ovviamente a situazioni talvolta di crisi, di disagio, che dal senso di come molte volte i bambini in modo invisibile abbiano espresso talvolta la sofferenza, e questo è stato un po' l'elemento che ci ha portato ad avere un aumento estremamente consistente di richieste d'aiuto di diverso tipo a telefono azzurro. Possiamo andare avanti. Questo è un po' il dato. La prossima. L'elemento che noi abbiamo
valutato sostanzialmente in questi mesi è che il digitale è diventato un elemento centrale per permettere ai bambini di mantenere una relazione con i coetanei, elemento chiave che è venuto a mancare in questi mesi. Un rapporto con i coetanei che avveniva sicuramente nella formazione a distanza, nella, nell'ambito della formazione scolastica, però devo dire che mancava quell'interazione fondamentale. E devo dire che però questo strumento è diventato anche una fonte per i ragazzi di grandissima importanza per mantenere in vita relazioni, contatti e una relazione affettiva emotiva adeguate anche alla situazione che hanno vissuto e che stanno ancora in parte vivendo. Quello che ci ha portato a lavorare sempre di più sul digitale come telefono azzurro è stato proprio quello di essere legati ai bambini. Noi quindi gestiamo insieme al Ministero Connessi questo progetto del Sphere Interest Center, che è uno dei centri che l'Europa ha in qualche modo riconosciuto in tutti i vari paesi europei per affrontare il tema della sicurezza in rete, ma anche della promozione del diritto dei bambini alla cittadinanza digitale. E questo attraverso anche tutta una serie di azioni, di attività che abbiamo svolte, in gran parte anche proprio come partner le istituzioni e anche le aziende coinvolte nell'ambito del settore del digitale. Questo perché la consapevolezza è che dobbiamo sempre più considerare il digitale come un ambito di vita dei ragazzi, dobbiamo renderlo sempre più sicuro e sempre più adeguato. Questo è anche il motivo dell'incontro di oggi, cercando di fare poi una formazione ai ragazzi, passando dagli insegnanti, che possano in qualche modo essere sempre più consapevoli nell'uso della rete per evitare quelle situazioni di violenza, di bullismo, di discriminazione che vanno ovviamente evitate nella vita reale, ma anche nella vita digitale. La prossima, grazie. Quello che vediamo e che i ragazzi hanno vissuto in questi ultimi mesi è stato il percepire dai mezzi di comunicazione, soprattutto dalla televisione, ma anche dai canali YouTube e da altre, queste situazioni di fortissima disagio, di fortissima sofferenza, lutti, e questo sicuramente ha creato nei ragazzi il senso di insicurezza, della paura che abbiamo percepito attraverso le nostre linee, ma anche, devo dire, la mancanza di speranza, che è stato un po' un elemento chiave e che invece dobbiamo oggi recuperare con i ragazzi. I ragazzi hanno molte volte rimosso questa esperienza e anche in questi giorni parlano poco di quello che è successo, sognano il futuro e guardano molto a come ripartire, molte volte non parlando di mesi, di disagi, di sofferenze profonde e anche di lutti che alcuni hanno dovuto vivere. Questo vuol dire in qualche modo oggi ritornare a parlare con loro anche di emozioni, di condivisioni, di narrazioni di quelle che sono le vite che ognuno percorre, cercando anche qui di unire le generazioni, affrontando insieme un processo che ci deve portare a vedere il futuro in modo positivo. E questo è un po' il percorso che va fatto tutti insieme, e credo che la scuola giochi un ruolo centrale su questo versante, e gli insegnanti rappresentano un punto di riferimento, anche se più come contenitore che non come poi esperienza diretta, se non nei casi particolari, però dobbiamo ritornare verso una dimensione di vita che permette a tutti di potersi esprimere molto migliore anche su quello emotivo, oltre che su quello cognitivo sociale. La prossima. Noi abbiamo fatto insieme ad OFSA e stiamo facendo un monitoraggio costante un po' di quello che è vissuto dei bambini nell'ambito di queste situazioni che stanno vivendo. Diciamo che uno degli elementi che prevale è l'attenzione alla vita con i coetanei, al fatto che la dimensione del digitale, soprattutto del gaming e del vivere nella vita sociale nel digitale è molto, molto presente. Ci sono dei segni psicosomatici di questa sofferenza, la paura dell'isolamento, la paura per la salute delle persone più,
più care anziane di casa, sono tutti segnali che danno il senso di cui i bambini sono consapevoli di quello che avviene attorno a loro, magari più di quanto gli adulti percepiscono. Ed è questo un aspetto che ci deve in qualche modo riportare a una riflessione con loro, anche di quelli che sono i vissuti, non soltanto della vita dell'oggi, ma anche di quella che loro sentono come paura, come preoccupazione che possa in qualche modo ritornare. Un elemento, la prossima, che in questi giorni è stato molto importante, è stata la dimensione che i ragazzi hanno costruito di autonomia usando ovviamente i propri strumenti, soprattutto il cellulare in questo caso, e d'altra parte in cui hanno cercato di condividere idee, condividere messaggi con i coetanei. Questo ha portato però sicuramente a una partecipazione maggiore a contesti e solo per alcuni c'è stata un'assenza da questo tipo di contatto che ha dato anche, che denota un segnale di difficoltà di questi ragazzi che va tenuto presente. Però devo dire la gran parte dei ragazzi ha vissuto e vive in termini sociali ancora più oggi, con uso anche molto ampio delle proprie immagini, dei propri dati. Questo ovviamente può portare ovviamente a dei problemi che vanno contenuti e oggi criticamente affrontati. La prossima, ecco, è quello d'altra parte della dipendenza per alcuni ragazzi anche dal rapporto con lo schermo, del rapporto con la rete per avere informazioni costanti, e questo senso della dipendenza dall'uso della rete è un altro tema che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi, cercando di far sì che l'uso della rete sia sempre più consapevole, sia più finalizzato e che non esprime invece un disagio, soprattutto in ambito di studi dell'ansia, di studi dell'umore, che porti i ragazzi ad avere un eccessivo, un'indipendenza da questo strumento, a questi strumenti. La prossima, un elemento che abbiamo notato è la ricerca costante di informazioni, soprattutto di informazioni sanitarie. E questo è un elemento che anche questo ci riporta al tema delle fake news, al tema di quello che deve essere invece l'uso della rete come strumento di informazione. Questo deve essere alla base anche del lavoro che la scuola può fare, perché possono i ragazzi essere i primi a vedere in modo critico le informazioni che sono presenti, creando anche qui tra di loro una consapevolezza maggiore dell'uso della rete, anche sostanzialmente cercando che fra pari si possa in qualche modo governare il sapere in modo corretto. Questo è un elemento chiave anche in tutti quei percorsi educativi che devo mettere in gioco, sapendo bene che oggi la rete per i ragazzi è la fonte di maggiore informazione e dobbiamo in qualche modo anche in questo caso costruire insieme una consapevolezza, anche producendo delle formazioni, gestendo questi contenuti da parte dei ragazzi stessi, che permettono in qualche modo di essere protagonisti anche del mondo che li circonda. La prossima, ecco, quello che noi abbiamo visto è quello, il tema che i ragazzi si rivolgono agli adulti per chiedere aiuto. Questo è un fatto importante, l'85% si rivolgono in gran parte ai genitori, il 16% agli insegnanti, che diventano un punto centrale, importante, che vorrei ancora più valorizzare, perché abbiamo visto in questi mesi una presenza, devo dire, della famiglia talvolta non così adeguata come sarebbe dovuto essere, per cui credo che è importante da una parte formare gli adulti per affrontare i temi di cui stiamo parlando con i ragazzi, e questo è l'elemento chiaro, quindi anche secondo la scuola deve formare più gli adulti su questo versante, ed è successo perché nella formazione a distanza per la prima volta, devo dire, molti genitori sono resi conto di quanto è importante l'educazione, la formazione, sono stati anche coinvolti in questo processo, talvolta come spettatori. Credo che però dare ai genitori, soprattutto dei bambini più piccoli, un ruolo ancora maggiore è utile, soprattutto se sono in grado di capire e comprendere quello che la scuola fa e che come può fare ancora meglio insieme. La prossima. Ecco, noi abbiamo per questo motivo sviluppato insieme a Google un progetto per dare ai ragazzi la consapevolezza dell'uso della rete, Vivi Internet al meglio, cercando di formare gli insegnanti, che per noi restano i protagonisti e partner di questo percorso. Io devo dire che ho imparato molto in questo confronto col mondo della scuola. Daniele Barca per me è stato ed è un grandissimo maestro
di quello che è in qualche modo questo mondo della scuola, il mondo della scuola che oggi riflette, che pensa, che ha generato idee e che si sta mettendo in gioco anche per quanto riguarda il futuro della scuola dopo questo periodo complesso che tutti stiamo vivendo. Ed è lì che dobbiamo trovare negli insegnanti il punto di riferimento, perché possono formare adeguatamente i ragazzi. Per questo che abbiamo organizzato questo corso, un corso che permette di affrontare i grandi temi che i ragazzi affrontano. Vivi Interal Meglio è rivolto da una parte al tema della sicurezza nella rete. Quindi i ragazzi devono sapere e conoscere meglio gli strumenti che possono in qualche modo utilizzare per essere al sicuro nella rete, evitando di essere oggetto di situazioni di grooming, di sexting, di violenza, di sextortion, che sono tematiche purtroppo che noi affrontiamo quotidianamente come Telefono Azzurro, le nostre linee che sono aperte 24 ore al giorno proprio per dare ai ragazzi questo tipo di aiuto e anche agli adulti che ne hanno bisogno. D'altra parte, l'altro tema che ne vediamo è crescere il bullismo, la serie del bullismo, che è un tema estremamente presente purtroppo per i ragazzi e che deve essere affrontato precocemente con una serie di anticorpi che dobbiamo introdurre nella comunità educativa per evitare che possano diventare i bambini vittime di questo percorso. E la prossima, noi abbiamo quindi preparato dei materiali, che sono i materiali che vengono appunto consegnate ai docenti alla fine del corso, con anche delle schede di attività che permettono quindi di proporre alla classe delle opportunità di incontro e di riflessione, dando ai ragazzi il ruolo di essere poi loro stessi a parlare di queste tematiche che conoscono molto bene, ma con quel pensiero critico che soltanto la presenza dell'insegnante può facilitare in tutti i modi. Ecco, questo è il modo in cui ci si può iscrivere al corso, un corso sulla piattaforma, scrivendo la piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed è d'altra parte importante che dare poi a tutti gli insegnanti uno strumento che permetta di essere in grado anche di poterlo proporre, allargandolo appunto con la propria esperienza e la proposta a tutti i ragazzi che sono presenti nei propri corsi. L'importante è che i ragazzi abbiano la possibilità di poter in qualche modo chiedere aiuto all'insegnante se c'è bisogno, e quindi occorre che gli insegnanti siano più preparati su questo versante d'uso digitale, ed è questa la sfida che noi vediamo, formare gli adulti per formare i ragazzi, avendo ovviamente nei ragazzi il nostro target primario, perché per noi i ragazzi oggi sono sempre più attenti a questo mondo di digitale, dobbiamo essere accanto a loro per capire, comprendere quali sono le nuove loro piattaforme, quelli sui loro interessi, e cercando anche in questo caso di costruire con loro percorsi nuovi, con la ricchezza che la scuola può dare di opportunità e di confronto, come d'altra parte vediamo nascere nel nostro paese in alcuni gruppi che stanno lavorando molto bene in una rete che è semplicemente una rete più qualificata. Ecco, un altro elemento, prima di concludere questa mia breve riflessione, è quello della prossima, ed è quello che diceva prima anche Daniele. Noi abbiamo un servizio aperto H24 che permette tutti i 7 su 7 di ascoltare i bambini, di ascoltare gli adulti che hanno bisogno e di supportarli quando c'è una situazione di difficoltà. Questo vuol dire in qualche modo esserci. Noi stiamo lavorando in questo momento con il Ministero della Pubblica Istruzione per un progetto insieme all'Università La Sapienza di Roma, insieme a scuola.net, anche per costruire insieme anche qui un percorso di aiuto permanente al mondo dell'educazione per affrontare insieme questi temi, perché ci rendiamo conto che le sfide vanno affrontate insieme e che avere costantemente un aiuto può essere utile a tutti, soprattutto in un momento in cui ci sono tante incertezze che coinvolgono professionisti che si occupano come me da studente mentale, che è un tema che purtroppo vediamo emergere ancora più in modo più impegnativo in questi giorni e in questi mesi, e d'altra parte anche il mondo della scuola che deve in qualche modo mettersi in gioco, come aveva detto prima da Daniele, con delle idee che devono essere in grado di affrontare in modo concreto questo tipo di situazioni che si vengono a mettere in gioco. Anch'io ritengo che dobbiamo prepararci al ritorno a scuola a settembre, dobbiamo lavorare adesso
per poter essere in grado di affrontare queste sfide. Credo che questo tema della sicurezza è un tema importante, ma direi più dell'educazione digitale. Deve essere un tema sempre più importante per non perdere quello che abbiamo conquistato in questi mesi, ma anzi per portare sempre più questa tematica al centro delle strategie educative che il nostro paese deve sviluppare per le future generazioni. E con questo mi fermo. Grazie mille, grazie. Allora, benissimo. Posso farle qualche domanda per cortesia? Cioè, visto che insomma gli spunti aperti sono tanti. Allora, la prima è proprio quasi ovvia, però penso sia bene ribadirlo. Allora, abbiamo evidenziato come in generale i ragazzi siano molto presenti sulla rete, sicuramente come l'emergenza sanitaria abbia un po' aperto la porta definitivamente a questa cosa, con tutti gli aspetti positivi che comporta, però anche un pochino sdoganando forse a volte dei concetti, nel senso che se prima il genitore poteva dire no, guarda, in internet ci stai solo mezz'ora, adesso quasi quasi con la scusa del fatto che no, devo fare didattica a distanza, questo e quello, comunque in qualche modo la rete entra più prepotentemente nelle case e diventa più accessibile per i ragazzi. Allora, ringrazio innanzitutto per aver sottolineato il corso che avete messo a disposizione, che penso sia assolutamente un percorso da intraprendere, però vogliamo darci uno o due consigli proprio per partire oggi, cioè buone pratiche o buone riflessioni da portare avanti come scuola, come corpo docente, per preparare i ragazzi in qualche modo a vivere in questo ambiente che non sembra reale, ma che è popolato anche da numerosi adulti o comunque da numerose insidie, ecco. Ma da una parte io credo che, se andiamo a parlare in positivo della rete e delle insidie, che devo dire è quello che è in modo caratterizzato all'inizio del nostro percorso anche con il telefono azzurro, noi siamo entrati in questo settore per proteggere i bambini. In realtà si è resi conto che dove c'è un pensiero avanzato nell'uso del digitale, i bambini sono consapevoli dei rischi, sono consapevoli anche di come possono aiutare i coetanei su questo versante. E talvolta anche gli insegnanti, perché molte situazioni che i ragazzi vivono, le vivono con l'attenzione costante e anche i rischi. D'altra parte, anche il tema del bullismo, che è un tema centrale, che tra l'altro fa parte di una azione che noi svolgiamo con il Ministero della Pubblica Istruzione su questo tema formalmente, perché esistiamo 114, che è il numero che sarà, se più per legge, il riferimento sul tema del bullismo nell'ambito scolastico, non solo. E noi ci siamo resi conto che i ragazzi sono consapevoli, dobbiamo con loro condividere però tematiche che possono permettere a loro di rendere ancora più profonda questa consapevolezza, dobbiamo parlare, cioè, con loro anche in modo molto più diretto. I ragazzi sono molto maturi oggi su queste tematiche della discriminazione, della violenza, e questo per me è uno degli aspetti su cui dobbiamo essere ancora più preparati. Quindi occorre che gli insegnanti su questo tema possano essere punto di riferimento, anche perché possono raccogliere segnalazioni, anche sofferenze di alcune parti dei ragazzi, che poi possono, gli insegnanti stessi, poi rivolgersi a persone esperte nell'ambito dei servizi salute mentale o dei servizi di neurosicurezza infantile o dei servizi sociali, per prendere i provvedimenti necessari. Però quello che è importante è prevenire, cioè che creando una cultura che guarda avanti e che cerca di dare una risposta prima che arrivino fuori i problemi. Questo mi sembra importante, soprattutto in quei contesti dove mancano, da parte delle famiglie, della comunità, delle risposte adeguate di supporto ai ragazzi nello sviluppo e nell'educazione. Grazie. Allora, proprio a proposito di questo, dell'educazione, mi ricollego in parte a quello che prima ha detto Daniele: i ragazzi imparano molto di più dall'esempio, tante volte, che da polemiche infinite, e dal primo punto che ho visto del vostro corso, che è condividi usando il buon senso, che spesso mi sembra che sia un problema quasi più degli adulti che dei ragazzi, nel senso che appunto spesso si vedono quasi condivisioni di contenuti anche che riguardano i ragazzi, insomma, non esattamente appropriati da parte degli adulti.
Ecco, rispetto a questo, le rigiro la domanda, ha senso avviare percorsi con i genitori prima che inizi un altro anno scolastico ed eventualmente come promuoverli, come cosa tener conto, insomma, rispetto a questo? No, io credo che sarebbe molto importante formare i genitori, perché noi li vediamo, li abbiamo visti in tutti questi anni, marginali, quando si parla di digitale, noi abbiamo fatto tantissime iniziative in ambito scolastico, qui chiedevamo ai genitori di venire, devo dire pochissimi venivano, soprattutto venivano dei genitori, talvolta quelli che erano già preparati a questo tema, mentre invece molti altri non avevano neanche l'idea che i bambini potessero frequentare certi contesti, che avessero degli account su delle reti sociali che neanche conoscevano talvolta. Questo, l'esempio, il tema sexting, la parola sexting per molti genitori era una parola misteriosa. E d'altra parte noi ci dobbiamo sempre più capire i ragazzi in uno sviluppo che è anche uno sviluppo nel mondo digitale. E i genitori devono essere preparati. E in questi mesi sicuramente hanno capito i genitori di quanto digitale è importante e anche talvolta pervasivo nella vita dei ragazzi, però devono conoscerlo anche loro. E in parte alcuni hanno fatto dei passi avanti, alcuni di questi genitori, perché si sono trovati a usare strumenti come Zoom, WebEx ed altri, ma sicuramente molti non hanno ancora idea che il digitale va conosciuto ancora meglio e che le nuove generazioni lo sanno usare perfettamente e quindi, ma anche il tema del gioco online, il gaming è un'attività che i ragazzi fanno, ma non è possibile che un genitore non sappia che cos'è Fortnite piuttosto che non cioè dobbiamo riuscire ad alfabetizzare gli adulti su questi temi, anche perché possono parlare con i ragazzi ed anche essere in grado di aiutarli con le sue difficoltà. L'aggancio da parte di un adulto nella rete è una cosa che può succedere comunemente a qualunque bambino. Dobbiamo avere degli adulti in grado di poter accogliere questo segnale, di poter intervenire aiutando il ragazzo e anche cercando di contrastare questo tipo di problemi. E qui credo che dobbiamo creare una cultura che passa dagli adulti e gli adulti che vanno coinvolti sono anche i genitori sicuramente. Grazie. Allora, per la prossima domanda la rivolgerei a lei, però poi magari chiederei un contributo anche di Daniele. Cerco di spiegarmi. Ha parlato ovviamente anche del benessere emotivo dei ragazzi. Anche la scorsa settimana nel corso di Now che citava Daniele, molte insegnanti ci hanno insomma, segnalato, dicendo soprattutto insegnanti basate su zone che sono state fortemente colpite comunque dall'emergenza sanitaria. Ci hanno segnalato che parlando magari dei figli, i miei figli stanno, ricordo un insegnante che ha detto i miei figli si sono inventati il gioco del Covid e giocano all'ambulanza, alla gente che muore, quindi denunciando comunque un impatto emotivo importante rispetto a questa cosa, ecco. Allora mi chiedo, non tutte le situazioni familiari ovviamente sono protette o accoglienti, non sempre, e spesso la scuola gioca un ruolo fondamentale in questo. Allora, qualora si dovesse tornare a una situazione, non sappiamo cosa ci aspetterà in autunno, insomma, di tornare a dover stare in casa, ecco, ci sono dei modi in cui la scuola può o i docenti possono recepire questi segnali, possono attivare dei modi per capire insomma anche un disagio emotivo dei ragazzi ed eventualmente anche a distanza come aiutarli. È una domanda complessa, lo so. Ma no, devo dire che questa è una domanda assolutamente importante perché purtroppo la sofferenza mentale dei bambini che noi vediamo anche in questi giorni emerge, perché noi abbiamo sospeso i servizi, se non quelli per situazioni praticamente gravi, che riguardano bambini con disabilità, con difficoltà, anche, devo dire, molti bambini che non avevano presentato prima dei segnali. Il problema è come cogliere questi problemi, come affrontarli. E credo che questo è uno dei temi che nei prossimi mesi dobbiamo sicuramente tenere presente. E credo che la scuola, come ha fatto, devo dire sempre, nell'ambito della in presenza, la scuola è stata sempre per noi il punto di riferimento dell'aiuto alle famiglie e ai bambini. Perché d'altra parte, non solo per casi più gravi, quando c'era una situazione che emergeva in classe di un bambino che si ritirava dal contatto con i coetanei, quando vedevamo una caduta dell'apprendimento legata a fattori che erano legati
un percorso cognitivo, ma ad altre tematiche più emotive, è chiaro che occorreva trovare una risposta e le segnalazioni venivano dalla scuola che coinvolgeva la famiglia e poi arrivano nei servizi di salute mentale. Ecco, credo che questo tema si ponga e credo che questa è una riflessione da farsi insieme, anche perché scuola e servizi devono lavorare insieme su questi temi per aiutare le famiglie. Credo che in questi mesi è stato un momento molto difficile anche per i servizi di salute mentale, cioè io non ero d'accordo sulla chiusura, tanto che d'altra parte noi abbiamo creato e potenziato i servizi di ascolto, abbiamo ricevuto un numero di chiamate enormi rispetto a, e questo tutte le linee di ascolto in Europa, cioè come se la caduta dei servizi di, sanitari, quelli di, legati ai servizi, in qualche modo abbiano in qualche modo avuto un arresto, però non giustificato dal fatto che invece l'aiuto c'era, era necessario da fornire a queste famiglie e a questi ragazzi. Quindi credo che dobbiamo evitare che in autunno succedano le cose che sono successe in questi mesi. Grazie. Daniele, puoi integrare? Io non sono un grande esperto, però quello che ho provato a dire anche alla mia comunità è che di non preoccuparci troppo dei, sai che chiedono di fare i PAI e i PIA, cioè piani di integrazione degli apprendimenti. Questi naturalmente faremo il possibile per tutti, ma questi li verificheremo quando avremo i ragazzi davanti, perché oggi a distanza è veramente difficile capire quanto il ragazzo X o la ragazza Y abbia studiato o non studiato, per quale motivo non ha seguito, cioè ci sono troppe variabili in gioco oggi. Io non riesco poi. Da appassionato dell'apprendimento non riuscirei a dire quanto è rimasto fuori dall'apprendimento, no? Per un motivo o per l'altro. Io scherzando in una mia circolare ho parlato di PIS, che è brutto da citare, quindi lo dico così, come anche con un sorriso, come piani di integrazione della socialità in realtà, no? E pensavamo ci dobbiamo lavorare su, però sicuramente settembre sarà non solo il momento di capire dove sono arrivati come apprendimenti, ma anche riprendere fila della socialità, una cosa che noi facciamo tipicamente nelle prime, per capirci, cioè le prime elementari, per esempio i bimbi di 3 anni si fa un certo lavoro sull'accoglienza perché sono nuovi della scuola, quindi c'è il genitore che viene, eccetera, eccetera. Allora, probabilmente quel tipo di lavoro va fatto per tutti o per la stragrande maggioranza. Tipicamente sulla prima elementare noi facciamo tutto un lavoro in cui non facciamo conoscere la classe finché tutti gli insegnanti di tutte le prime non hanno visto tutti i bambini. Questo ha un valore di socialità, di conoscenza, a noi serve per non sbagliare o per ridurre l'errore nella composizione classi, che non è un lavoro facile, diciamo, insomma. Però ecco, un sistema del genere dove riusciamo anche a mischiarci, a rivederci, a cogliere delle difficoltà, diciamo fare un'accoglienza forte, ecco, più forte del solito, anche sulle altre classi può essere importante. Lo stesso per le medie, noi facciamo tutto il primo mese nelle medie dove non toccano tablet, pur avendo noi il tablet personale, dove si lavora sulla conoscenza, sulla formazione della classe. Probabilmente questo lavoro dobbiamo farlo anche sulle seconde e sulle terze. Ora, questa è chiaramente un'idea ingenua, no? Diciamo. Però in qualche modo questa idea di lavorare sul ripristino della socialità, soprattutto se dovessimo rientrare con mezze classi, turni, eccetera, eccetera, può essere un punto di partenza molto, molto, molto operativo. Ecco. Già i genitori però ci hanno chiesto se anche con i ragazzini disabili o quelli che hanno delle difficoltà riusciamo a fare dei piani di accompagnamento più importanti. Ora vedremo naturalmente cosa sarà possibile. Ci faremo accompagnare da qualcuno sicuramente. Certo. Grazie mille. Allora vi faccio l'ultima domanda, se mi rispondi prima tu Daniele, visto che avevi la parola, e poi se mi risponde anche il professor Caffo. Allora, rispetto a tutto quello che abbiamo visto, direi che di punti ne abbiamo aperti e di porte tantissime, e vi ringrazio tanto per questo, perché credo sia necessario e sia un punto che talvolta tendiamo a sottovalutare o dare per scontato, chi magari come me la utilizza un po' abbastanza spesso, insomma, la tecnologia, e quindi sia invece necessario condurre delle riflessioni più approfondite. Un consiglio, Daniele, da dirigente scolastico che daresti ai docenti per l'estate, cioè se devo durante l'estate prepararmi a settembre, prepararmi a portare avanti una didattica che sarà
si spera, un misto comunque tra la presenza e la distanza, quindi che integrerà sempre di più il digitale. Come posso usare questi mesi? Il primo è di riposarsi, che è un po' anti contro la maggioranza, lo so, nel senso che, però ragazzi, qua siamo stati tutti in questa barca. Cioè, davvero c'è stato, io vedo, poi parlo dei miei, chiaramente conosco da vicino, c'è stato da parte di tutti un grande lavoro. Allora sicuramente trovare un momento di respiro diventa importante per ripartire bene. Poi sicuramente le due dimensioni sono quella del pensare a qualcosa per organizzare un lavoro differente con dinamiche differenti, ipotizzarlo perlomeno, perché tanto poi se io penso a un piccolo gruppo da 12, no? Per modo di dire, un medio gruppo da 12, o penso a tutta la classe, comunque il lavoro didattico ha senso e assume senso. Quindi questo sicuramente anche rispetto al tema digitale, no? Che cosa conservare, io ho parlato di smontare la DAD, che cosa conservare di quel che abbiamo fatto. Noi per esempio tutta l'estate lasciamo comunque sul sito tutti i materiali fatti, perché se uno vuole andarsi a rivedere, vuole rivedere l'esperienza, può diventare un patrimonio. E l'altro, pensare anche a qualche chiave di socializzazione importante per quando torneremo. Secondo me questo sarà gran parte del successo anche del miglioramento degli apprendimenti, passa di qui, ma non lo dico io, lo dicono quelli che studiano queste cose più seriamente di me, insomma, che sono un pratico, diciamo, un organizzatore. Però forse hai il polso diretto, per quello ti facevo la domanda. Grazie Daniele. Professore? Beh, da una parte credo che questo più come associazione, devo dire, l'impegno nostro sarà quello di seguire i ragazzi in questa fase estiva complessa. Noi abbiamo fatto un piano anche con il ministro per la famiglia che cercherà di coordinare un po' tutte le azioni di queste attività educative di diverso tipo e sportive che avvengono in qualche modo in questo periodo estivo, cercando di mettere in gioco delle regole per capire anche con i ragazzi quali sono i loro bisogni e le loro necessità di un percorso che deve però essere un percorso di riposo. Concordo con quello che diceva Dele Varco, anche un percorso di gioco, di condivisioni tra coetanei, cercando di vedere il positivo, quindi non sarà un momento di formazione, se non nei limiti di quelle che sono le formazioni, dei valori comuni, ma non sicuramente i ragazzi, anche loro sono molto stanchi da questa esperienza scolastica, sicura a distanza, devo dire, hanno lavorato, sono impegnati, la gran parte di loro. Ecco, si tratta di costruire però insieme con i ragazzi quello che sarà l'inizio del prossimo anno, quindi credo che sarà anche l'occasione di ascoltarli, di condividere con loro delle idee. Anche perché io ritengo che uno sforzo comune, la comunità si costruisce insieme tra adulti con i ragazzi. I ragazzi possono dirci molte delle cose che hanno vissuto in questi mesi, che devo dire purtroppo non ho avuto modo di farlo prima, e questo sarà anche l'occasione per noi per disegnare un autunno che non vediamo sicuramente magari così tranquillo come sarebbe necessario, però quindi dobbiamo essere pronti anche a ragionare insieme a modalità nuove che vanno attivate, con una scuola che deve essere secondo me sempre più attrezzata, e questo può essere anche l'occasione però per molti di potersi formare, siamo magari in modo molto disteso, guardando i materiali che sono stati prodotti in questi mesi, ma anche cercando di avere occasione di confrontarci in modo critico su quello che è stato fatto e quello che si può fare insieme. Grazie mille, grazie a entrambi davvero per questo incontro in cui abbiamo un po' costruito le basi di questo percorso sulla consapevolezza rispetto alla rete. Non potevo sperare di meglio per iniziare, insomma, ad avviare questo percorso. Per chi ci ascolta, vi ricordo che ci rivedremo per i prossimi 3 mercoledì, sempre alle 16, in particolare mercoledì prossimo, il 10 di giugno, ci approfondiremo il tema della sicurezza in rete, quindi di come prepararsi rispetto proprio a questo aspetto, anche da un punto di vista un pochino più tecnico. Bene, ringrazio ovviamente i nostri fantastici relatori di oggi, dirigente scolastico Daniele Barca e il professore Ernesto Caffo. Ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato, spero che vi sia interessato quanto avete visto. Se avete altre domande scriveteci sempre a info@campustor.it e vedremo di rispondervi o di chiedere appunto ai relatori di oggi una risposta e di farvela avere.
Vi ricordo anche che la registrazione e le slide utilizzate oggi vi saranno inviate in una mail separata tra circa 24 ore e riceverete anche l'attestato di partecipazione. Grazie a tutti e buon pomeriggio, buona sicurezza e benessere. Grazie.